una sera di Lamieri, Nola, dei mezzi importante, una nuova edizione, traggono Bepolo, White Party con due amici carissimi, si condividono emozioni e problemi. L'angelo è un ottimo importante, però tu so, io so e tu sai che mi rassurrento per eccellenza per fare un grande spettacolo. Sì, prossimamente, esattamente il 12 di agosto a Sorrento ci sarà la quinta edizione di Pulcinella, Antichi Mestieri e Tamborre, un evento che si richiama al grande Marcello Corazzuto, recentemente scomparso. Lui è il presidente onorario della mia associazione culturale, la Vitruvius, nonché il leader era della Taranta Vitruvius. C'è questa sinergia col popolo della costiera sorrentina ed è giusto che ogni anno si tramandano le tradizioni popolari. Quindi Pulcinella ancora una volta ha detto tradizioni e territorio. E con territorio. Noi c'è il sindaco di Camposano, sono presenti. Sì, con noi c'è il sindaco della legalità, l'amico, appunto onorevole, sindaco Francesco Barbato. Nova, dopo tanti anni che abbiamo fatto il White Party a Camposano, a Bubaimilla, adesso con la stessa puntualità siamo anche qui a Nola per questo straordinario evento organizzato da Franco del Tepolo, ed è bello anche qui, una location fantastica, sta andando tutto bene, amicizia e i sorrisi di due amici, saremo sul territorio e daremo forza a questi grandi progetti. Grazie a te, dico sempre cerchiamo di donare il sorriso perché siamo delle persone fortunate in quanto siamo campani, siamo napoletani e io prossimamente avrò proprio alla decima edizione del premio ambasciatore del sorriso, poi avremo il party del sorriso, c'è un evento a Telese Terme, Sorrento e la cosa più bella che condividiamo le emozioni. Facciamo un bel trittico, e Camposano sicuramente, ma soprattutto per portare di nuovo la gioia e il sorriso sul volto dei cittadini che sono stati per troppo tempo turbati prima da Covid-19 e poi con questa guerra che continua a mettere tanta paura e tanta ansia nell'anima di tante persone. Ecco perché creare entusiasmo, gioia, festa serve soprattutto per riportare serenità nel cuore dei cittadini. Grazie sindaco, grazie ad Angelo, grazie a Franco Lobepalo, questa grande permesso, una grande opportunità di confronto, di amicizia. E grazie anche a Giulia, grazie.